Metodo infallibile per capire se lui ti ha tradita. Allora, c'è un metodo infallibile per capire se questa persona ti ha tradita. Nel frattempo, se vuoi mettere un like, ti ringrazio. Se vuoi iscriverti al canale, ti ringrazio. E se vuoi valutare la possibilità di abbonarti, anche. Ci sono diversi livelli di abbonamento. Su questo canale, l'abbonamento base. Puoi seguire i miei seminari, il Master Consulting, avere anche una consulenza telefonica e poi, vabbè, l'abbonamento live per diventare moderatore o moderatrice del canale. Ma veniamo dunque al tema, come capire qual è un metodo infallibile per sapere se lui ti ha tradito. Beh, devi sfruttare le potenzialità della tua sfera emozionale, della tua parte emotiva, perché la tua parte emotiva è un po' come un grande fratello che sa tutto. A livello emotivo tu puoi sapere tutto. Cioè, la tua parte emotiva non sfugge niente, tutti gli indizi ci sono già, quindi se con questa persona ci hai avuto a che fare, beh, è ovvio che se uno non lo vedi mai, no? Allora è evidente che ti tradisce per il semplice fatto che non è mai presente, ma se una persona la vedi, la frequenti, la senti, eccetera, eccetera, la tua parte emotiva avrà captato sicuramente dei segnali che questa persona o è fedele o ti tradisce, quindi è un'informazione che è dentro di te. E la nostra parte emotiva comunica, cerca di dirci quali sono le cose, parla con noi, ma l'unico modo per conoscere la tua parte emotiva è quello di poter sfruttare, diciamo, il tuo inconscio, fondamentalmente, no? Poter sfruttare, il linguaggio non verbale. E a livello non verbale, le sfere emozionali parlano, la sfera emozionale comunica, la sfera emozionale ci dice qualcosa. E allora dobbiamo prendere atto di tutto questo, insomma, questo è importante farlo perché diciamo dobbiamo renderci conto che dobbiamo imparare un po' il linguaggio non verbale, no? Ma in questo caso semplicemente basta comprendere i gesti di rifiuto e i gesti di gradimento. Quindi, cosa puoi fare per capire se questa persona. Beh, intanto prova a pensare a questa persona e pensa a una cosa qualunque, no? Pensa, vuoi capire se Mario è fedele? Prova a ripetere, ah, sono proprio contenta che Mario è fedele. Se mentre pensi questa cosa ti viene un prurito da raschiare, ti vengono questi segnali che sono segnali di rifiuto fondamentalmente, beh, diciamo che la tua parte emotiva ti sta comunicando che Mario proprio così fedele non è. Uno dice, vabbè, ma può essere un caso. Beh, riprovalo in diverse circostanze, in diverse situazioni, vedrai che magari si ripete di più volte. Però poi tu devi fare la prova del 9. E allora, quando ti capiterà di avere a che fare con Mario, di guardare Mario negli occhi, di interagire con Mario, fai un'affermazione sulla fedeltà. Ad esempio, digli al brucio: ah, sono proprio contenta, Mario, che tu sei fedele. E osserva che tipo di risposta ti darà Mario quando tu gli dici: ho visto che sei fedele. Perché se Mario, quando tu gli dici: ho visto che sei fedele, anche lui ti dirà sì, sono proprio fedele, perché ovviamente non potrà dirti altro che è fedele, non è che uno ti dice no, io sono infedele, guarda, vabbè, se te lo dice, però ti dirà io sono fedele, ma dicendotelo si toccherà il naso perché verrà un prurito anche a lui, andrà indietro, si gratterà la testa, insomma, emetterà uno di quelli che vengono classificati come segnale di rifiuto, allora è poco probabile che Mario sia fedele. Diciamo che abbiamo già fatto due indizi, no? Due indizi non fanno una prova, però diciamo è molto probabile che possano fare una prova. E allora devi cercare di capire quando questo Mario è infedele, no? Perché vogliamo ancora acquisire delle prove. Già diciamo che queste due verifiche, insomma, sono belle pesantucce perché ti fanno capire che veramente c'è una, come dire, questione pesante al riguardo. E poi potrai osservare, fare delle domande, no?
fare delle domande di diversa natura. Ad esempio, mettiamo che Mario ti ha raccontato che è andato, che ne so, a cena con dei colleghi di lavoro in un posto, nel posto X, in via Vattelapesca, e tu hai il sospetto, diciamo, che lì ci possa essere andato con questa presunta amante, fondamentalmente, no? Perché puoi farlo in questo caso, insomma, a parte che anche lì la tua sfera emozionale ti potrà aiutare per capire quali sono poi i luoghi, insomma, dove sto Mario può essere andato a tradirti. Ma diciamo, se è andato, se lui ti dice che è andato a cena con i colleghi, vatte la pesca, che hai fatto di bello Mario ieri? Ah, sono andato con dei colleghi a mangiare lì nel ristorante XY via vatte la pesca. E allora tu devi fare diretta una formazione veloce. Ma no! Sei andato lì, ma porca miseria, ma ho sentito alla televisione che c'è stata una sparatoria proprio lì, forse nel ristorante dove sei andato tu, o lì vicino, c'è stato un sacco di polizia, tu hai sentito qualcosa, hai visto qualcosa? Gli fai una domanda di questo genere al brucio, ovviamente non è vero, che è successo qualcosa, però intanto lui, come dire, metterà un po' per elaborare una risposta, no? Perché a quel punto lì non sa che dire, no? Se noti che su queste cose inizierà prima a girare gli occhi, a girare la cosa, a grattare, a raschiare, a toccarsi il naso, prima di darti un'eventuale risposta, beh, certamente, diciamo che è certamente certo che lì non ci è andato, ovviamente. Perché se ci fosse andato, boh, guarda, io non sento niente, veramente, ma dovrebbe dirtelo tranquillamente, senza picco emotivo, no? Quindi saper cogliere anche, ecco, se si verifica in più questa cosa, beh, significa che, cara amica, questo Mario, così fedele nei secoli non è probabile che ti tradisca, allora potrai fare degli accertamenti. Quello che ti voglio consigliare, però, è prima di accertare, perché a quel punto lì, o di dire, insomma, o di manifestare, devi capire cosa vuoi fare con Mario, perché nel momento in cui dice una persona so che tu mi tradisci e poi non lo lasci, praticamente giustifica il tradimento, lui continuerà a farti le corna e te ne farà sempre di più, perché capisce che bene o male tu li accetti. Quindi, piuttosto, se non sai cosa fare, non dire niente, fai la gnorri, fai la finta di niente e prenditi il tuo tempo, prenditi le tue decisioni, ma prendi le decisioni. Quando poi gli dici, caro Mario, ho scoperto che mi tradisci, devi chiudere. Poi eventualmente, magari se lui ritorna, eccetera, eccetera, gli spargi il capo di cenere, quello è un altro discorso, ma nell'immediato devi chiudere, quindi devi prendere tu prima questa decisione. Bene, metti un like, iscriviti al canale, è gratuito, attiva la campanella così ricevi la notifica dei nuovi video, seguimi su tutti i canali YouTube, ti ricordo che ci sono tre livelli di abbonamento: abbonamento live per diventare moderatore e moderatrice, abbonamento base per seguirmi in seminari e abbonamento master consulting per avere in più anche una telefonata con me. Ciao a tutti.